Ciao ragazzacci, io sono 1825 e oggi siamo qui su Automobilista. Siamo su, vi ricordate, Formula Track 2013? Automobilista ha rilasciato un DLC tempo fa, Automobilista adesso ve ne parlo, con questa modalità qui. Modalità molto bella, camion, lo sapete, a me piacciono tantissimo. Partiremo secondi, il primo ha fatto un tempo assurdo, partiremo con la partenza lanciata di terza e dobbiamo stare attenti, difficoltà 90%, aiuti alla guida nessuno, quindi nessun aiuto alla guida, è un simulatore, è come simulatore, va giocato, quindi partiamo subito. Non so perché è uscito il volante, ok, non ci doveva essere quel volante, perfetto, bandiera verde, ok, siamo secondi, loro vanno molto forte, al 90% sono molto cattivi, molto aggressivi, entrano dentro, già questo qui non doveva urtarmi. Eravamo secondi, siamo quarti, bene, mi piace questa partenza così. Però avevo provato 85% e vincevo con troppa difficoltà, facilità voglio dire. Allora ho detto aspetta, rifaccio la gara e la faccio con la difficoltà più alta. Aiuti alla guida ragazzi, come vi dicevo prima, non ce ne stanno. Quindi vi invito a guardare tanto i piedi, per vedere quello che vado a fare. Anche perché, che caspita, però loro mi toccano da tutte le parti. In questo gioco, essendo un simulatore, un danno si fa sentire. Guardo nello specchietto che c'ho sulla destra, il primo va veramente forte, ci sono diversi camion ragazzi, diverse marche. Io ho un Iveco in questo momento, non so perché questo qui è rallentato così tanto, dobbiamo stare attenti perché urta oggi, urta domani, dobbiamo stare attenti anche alle temperature delle gomme. Questi sono camion che hanno una potenza veramente elevata, hanno 1300 cavalli di potenza, 5 tonnellate, quindi 5 tonnellate di peso, una coppia molto elevata. Che succede? Succede che le gomme le bruci in fretta, devi stare veramente attento e devi dosare, devi evitare anche le uscite di potenza. Qui c'è un piccolo particolare ragazzi, possiamo andare a 160, c'è una speed trap un po' come il Joker che si fa nel VRX, nel rallycross. Qui c'è una speed trap a 160 che ti dice che tu devi passare a 160. Se non passi a 160 succede che ti danno un pit through, nel pit through perdi veramente tanto tempo. Comunque il suono di questo camion, allora parliamo di questo gioco. Automobilista è un gioco un po' particolare perché è un simulatore vero, è un simulatore preciso, è un simulatore di quelli simulatori. Questo è un gioco cattivo, tu non lo puoi giocare come... cioè è un simulatore, va giocato come simulatore. Infatti non ho l'ABS, non ho il traction control, non ho il controllo stabilità, non c'ho niente. Il camion rischia veramente di andarsene perché, come vi dicevo prima, la potenza che c'ha è una potenza veramente elevata. Mi dispiace solo non avere la classifica, devo ancora sistemare l'HUD per avere tutta la classifica sulla destra, sulla sinistra, perché sulla destra mi piace avere le temperature, queste cose qui, i danni, tutte queste cose. Però poi mi piace anche avere la classifica per sapere. Comunque sono secondo ragazzi, lo vedete, in alto c'è scritto 2 di 26, sono 26 camion in gara ragazzi, li ho messi tantissimo, veramente spinge, che è bellissimo, io adoro giocare con questo camion. Qui dobbiamo stare attenti, non prendiamo troppo il cordolo a 161, aspetta che c'è la speed trap. Dovrei andare a 158, ma io 158 non riesco mai a farli, faccio sempre un po' di più. Allora freniamo qui, non scalo, affronto questa curva di quinta sui 130 con un camion. Qua l'ho tagliato un po'. Mi era partito. Parliamo di automobilista, come vi dicevo, è un gioco che è un simulatore. I simulatori, tipo iRacing per esempio, per me è il simulatore per eccellenza perché c'è una community online veramente bella grossa. Nei simulatori la grafica è un po', viene curata, cioè è bello, è molto bello. Ovviamente non è un Project Cars per esempio c'è una grafica secondo me più bella, anche Assetto c'è una grafica più bella, però Project Cars non è simulatore quanto Assetto, è un po' meno simulatore. Assetto è simulatore per eccellenza perché unisce sia la grafica che la simulazione che le mod, veramente fatto bene. Comunque il primo, guardate che fumate nere che gli escono, il primo va veramente forte, devo stare attento perché c'ho 87 gradi della temperatura dell'acqua, è un po' si è ingiallita, non vorrei dover poi fermarmi perché spacco il motore. Non devo tirare troppo, ma non sto tirando per niente, quasi. Il primo va veramente forte ragazzi, però ho preferito mettere un po' più di difficoltà. La speed trap, aspetta che qua mi danno la penalità,
Porca miseria, se mi danno la penalità ero rovinato, ero. Se mi danno la penalità, ragazzi, io non la so gestire. Non ho capito ancora come fare. Dovrò fare una gara, poi in single player, per vedere un po' cosa vuol dire questa speed trap. Se ti danno la penalità, ti dà il pit through. Il pit through io l'ho fatto, perché nella prima gara, a parte che ero troppo forte, quindi l'ho buttata via. Il pit through vuol dire attraversamento del pit con una velocità controllata di 60 km all'ora. Non c'è un limitatore su questo camion, quindi dovete controllarla voi la velocità. Mamma mia, i segni per terra delle ruote. I segni per terra delle ruote. Comunque il terzo è molto vicino. Il primo c'ha un passo incredibile. Ancora mancano 5 minuti. Vi faccio sentire il sound per un minuto di questo camion. Ok, siamo di nuovo a questa curva, abbiamo fatto un bel giretto. Io la speed trap non so se devo passare, poi posso accelerare oppure devo mantenere su tutto il rettilineo i 160, ancora non l'ho capito bene bene. C'ho la temperatura dell'acqua un po' gialla, c'ho la gomma anteriore destra che è rossina, ce l'ho un po' calda, ce l'ho a 100 gradi, le altre stanno sui 70, lei invece è molto molto calda. Non so come farla raffreddare, anche perché qui la voglia a raffreddare con 5 tonnellate di peso, tu le gomme le distruggi. Infatti la gomma anteriore destra è quella che ha la come si chiama, l'usura maggiore, perché è troppo calda. Vedete qua, sta curva qui, tutto in appoggio sulla destra. Qui la temperatura sale, il consumo è un attimo che se ne va. Se poi evitassi anche di avere queste uscite di potenza. Non so dov'è la speed trap, dovrebbe essere da queste parti, dovrebbe essere. Io vado qui a 58, poi dopo posso accelerare. Ok, perfetto, perfetto. 1.22.9. Non capisco il primo fastest lap. Non capisco se è il fastest lap di tutta la gara o il mio. Sto spingendo un bel po', ma il primo se n'è proprio andato. È proprio andato. Comunque è un campionato lungo. Speriamo poi di riprenderlo. Io lo faccio tutto perché mi piace questo gioco. Mi piace giocare con i simulatori. Mi piace, in questo momento mi piace simulare al meglio. Come avete visto, io non ho ABS, non ho traction control o trazione di stabilità, che potete anche attivare in questo gioco, ma io preferirei giocarmelo bene. Qui devo stare attento perché qui è un attimo che mi parte il posteriore, la temperatura dell'acqua è un po' altina, va bene, va bene. Qui devo affrontare meglio questa curva qui mi fa perdere un sacco di tempo, probabilmente è questa quella che mi fa perdere un sacco di tempo. Chiudi, vediamo qui se uscendo un po' più potenti. Ok, mamma mia i controsterzi, vedete questa curva qui, qua mi sale la temperatura e qua mi sale a 100, che ci posso fare? La temperatura della gomma anteriore è sulle curve a sinistra, la gomma esterna è quella che più viene messa in crisi. Se la curva è veloce, la gomma viene messa molto in crisi, perché la gomma deve percorrere una strada maggiore. Se voi pensate il raggio di curvatura, il raggio esterno è più largo, ecco perché si consuma prima. Io qui sto ai 159. Ok, perfetto, qui la faccio di quinta, la chiudo bene. Qui sono andato fuori un paio di volte, perché l'ho tenuta troppo troppo larga. Il primo non lo prenderò mai. Ancora manca un minuto e 27. È veramente forte. Non riesco a... Qui perché non ho scalato? Vabbè, non ho scalato. Tanto il motore la potenza ce l'ha, Qui devo uscire bene, devo stare attento. Mi piace tantissimo questo gioco. Dovrei forse togliere, però mi è comodo. Dovrei togliere forse il contagiri là, però l'indicatore di velocità mi piace. Devo solo far tornare l'indicatore lì della classifica. Tempo rimanente 1 minuto, ok. Io spero che il primo abbia qualche problemino, perché caspita, non lo riesco a prendere proprio. Qui devo affrontare meglio questa curva. Questa
Ok, qua mettiamo la terza, usciamo più forti, usciamo subito accelerati. Qua bisogna un po' farla girare. Qua bisogna un po' farla sfruttare un po' il sovrasterzo naturale di questi mezzi. Perché se voi pensate, questi qua sono mezzi che in sovrasterzo ci vanno in un attimo. E io sono ben contento di aver fatto una gara pulita comunque. Magari non è la prima posizione, ma una seconda posizione va più che bene per me. Quindi andiamo di qua. Perfetto. E questo dovrebbe essere... 160, aspetta. Qui c'è la speed swap, non so dov'è, però posso accelerare adesso. Ok. Devo capire bene come funziona sta speed trap, se devo mantenerla. È un autovelox in pratica, e questa autovelox qui è 160, però non è semplicissimo da capire. Qui lo faccio anche di quinta, non c'è bisogno di scalare una marcia, anche perché diciamo che questi motori girano in basso e girano con una bella coppia. C'hanno una bella coppia, sì, c'ho 5 tonnellate alla fine. Mettiamo anche la sesta, va. Mettiamo la sesta giusto per fargliela sentire, ma non è che sia utilissima la sesta. Questi tracciati corti, un po' kartistici. No, kartistici no, dai. Ancora qui col kart è un po' grande per il kart. Ok. Io qua guadagno tanto, perché qui lo vedo. Poi lui si allontana tantissimo, esce più forte. Si vede che ancora deve imparare a gestire bene l'accelerazione, ragazzi. Deve gestire bene l'accelerazione. Qui ci sono arrivato, però c'ho la temperatura della gomma anteriore destra sopra i 100 gradi. Le altre stanno tutte a posto. Quella lì se ne va qua dove gli pare. Ok, mettiamoci qua, uscita, bella d'accelerazione, di potenza. Penso che sarà l'ultimo giro adesso. Qui devo stare attento quando scalo, perché non facendo il tacco punta. Non facendo il tacco punta è un attimo che se ne va, Ultimo giro. Ho accelerato un po' di più. Devo capire bene come funziona quel cavolo di speed trap, perché perdo un sacco di tempo. Io con lo speed trap lo dovrei disattivare, ma non lo disattivo, perché nella realtà c'è. Quindi non è giusto disattivare una cosa che nella realtà c'è. Qui devo allargare un po'. Ok, lui ha sbagliato. Non ha fatto un errore quello che c'è davanti, Non ha fatto un errore. Gara pulitissima. Anche io ho fatto la gara pulita, però lui ha fatto proprio una gara perfetta. Qui devo frenare bene, ha un po' più di freno. Come vedete i freni qua salgono di temperatura, arrivano ai 300 gradi. Questi non sono freni da macchina da Formula 1, però sono dei freni comunque da gara. 124 gradi sulla gomma anteriore destra, infatti segnata di rosso. La vedete lì in basso, la vedete? Io spero si veda, non lo so se si vede. Se si vede si vede, se no ve lo dico io. Purtroppo in queste curve qui, dove c'è molto appoggio sulla destra in uscita, cioè le curve sinistra che appoggiano sulla destra così veloci, La mettono in crisi, però ci portiamo a casa il nostro onesto secondo posto con il nostro Ivecchino. Ok, ferma. Gli altri hanno tipo MAN, Mercedes-Benz, che comunque non è chiamato in un modo diverso. Ci sono dei Volvo, degli Scania chiamati in modo diverso. Perché va di là lui? Ah, devo rientrare di qua? Oh caspita, che caspita stai facendo? Scusi, è pazzo? Dovevo rientrare in box? Ragazzi, è successo, non lo so cosa è successo, però va bene. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento, sono finito poi in pista, di lasciare un commento mi piace, di iscrivervi al canale se non siete iscritti. Sono arrivato quarto, perché sono arrivato quarto? Ero primo? Vai a capirlo, non lo so ragazzi cosa è successo, ero secondo, sono arrivato quarto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento mi piace, di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di condividere il video se potete, e noi ci vediamo nelle prossime puntate, ciao!